Buongiorno a tutti, benvenuti, intanto grazie che come al solito rispondete a una chiamata, da tutta Italia siamo qui oggi a Roma, isole comprese, comunque ancora una volta il popolo a famiglia, nonostante quello che qualcuno pensa o dice, non si è sgretolato ma anzi sta crescendo, grazie a voi tutti, grazie al popolo a famiglia, grazie a questi uomini e donne di buona volontà che si sono messi in cammino ancora una volta, e noi non ci fermeremo ma andremo avanti con voi tutti, perché abbiamo effettivamente delle persone che sono valide, delle persone che sono preparate alla nuova politica, e quello porteremo avanti. Ecco, voi sapete, oggi abbiamo questo incontro con Monsignor Zercole che vuole appoggiare il popolo di Mia, vuole incontrare tutti noi, ma prima che nell'attesa che lui venga, c'è il nostro presidente che vuole darvi una parola, Daniele De Orfi, e poi continueremo. Grazie ancora, benvenuti e buon incontro, grazie. Ma grazie davvero, perché ci ritroviamo per la prima volta dopo le elezioni politiche nella nostra veste nazionale, diciamo, per cui è il risultato del 4 marzo quello che oggi ci ha spinto fino a qui, e prima di tutto fatevi un grande applauso per i 220.000 cittadini italiani che avete convinto a votare dopo la famiglia, perché è evidente che è nata una novità, è nata ufficialmente, non c'è più discussione, esiste un soggetto politico composto da centinaia di migliaia di persone, perché avete benissimo chiaro sui vostri territori che il voto che è arrivato al popolo della famiglia è un voto di militanza, non può essere un voto generico, che vuole sbagliare a votare, ha votato dopo la famiglia, oppure ha incrociato tra i 26 simboli presenti sulla scheda uno carino, sì, il nostro è carino, ma diciamo la scelta è stata un'evidente scelta di militanza, si è detto contro tutto e contro tutti, contro la logica del voto utile, contro il fuoco amico, contro i media che non davano una parola, di scegliere il popolo, la famiglia come rappresentanza politica. Hanno fatto 220.000 persone, io il giorno dopo ho detto contatevi, e ho fatto come paragone lo stadio della Juventus, che sapete è chiaro, e quindi sono stati i dolori degli ultimi giorni. Ho detto contate 5,5 volte lo stadio esaurito del popolo, della Juventus, e troverete il popolo, la famiglia come numeri. È tanta gente, fisicamente da immaginare, sono molte persone. Sono un popolo, appunto, sono un popolo che ha ritenuto che il passaggio così cruciale del 4 marzo necessitasse una presenza ispirazione cristiana all'interno del panorama politico. L'esito delle elezioni, il mancato raggiungimento del 3%, è stato da questo punto di vista sicuramente deludente, ma il risultato politico è che ad oggi quella ispirazione nel territorio della politica la rappresentiamo noi. Nel momento in cui si apre la 18ª legislatura repubblicana, che è la prima legislatura della storia repubblicana italiana senza una presenza organizzata di cattolici tra i gruppi parlamentari. È la prima volta nella storia delle legislature repubblicane che questa cosa accade. Dopo 70 anni, da 44 giorni proprio, ricordiamo i 70 anni delle elezioni del 18 aprile 1948, quelle elezioni furono le elezioni della grande vittoria dei cattolici italiani che fermarono il pericolo della dittatura comunista, no? 18 aprile 1948. Ci dobbiamo porre il punto interrogativo: come abbiamo fatto in 70 anni a sbriciolare in maniera così evidente una capacità di raccolta del consenso? 70 anni non è 700 anni, è un periodo relativamente breve. Siamo passati dalla Democrazia Cristiana imperante del 18 aprile 48, che vince e convince con una battaglia fatta anche dalla Chiesa, lo ricordiamo, vuole dire casa per casa, in quelle elezioni, ha una storia completamente diversa, la nostra fatica quotidiana, anche noi casa per casa, ma magari con l'ostilità addirittura di segmenti
della Chiesa stessa, l'idea che i cattolici non dovessero autorappresentarsi in politica, che questa storia fosse completamente finita. Noi siamo, per citare Gianfranco Amato, che salutiamo con un grande applauso, una chiacchierata proprio in questi minuti prima di entrare, siamo il lumicino, il lumicino acceso, che ricorda il fatto che questa storia non è una storia esaurita. Io subito dopo le lezioni sulla croce ho pubblicato un articolo che si intitola Quantità e qualità del voto cattolico, facendo un'analisi che oggi voglio riproporre a voi affinché vi sia chiaro. Non è che i cattolici sono spariti dalla società, I cattolici ci sono, vanno a messa, è incredibile a dirsi, 13 milioni di persone in questo paese, 6 milioni tutte le domeniche, qualcosa più di 2 milioni e mezzo anche una volta nell'infrasettimanale almeno. Cosa è successo? Prima domanda, chi hanno votato? Bisogna andare a guardare i voti. Ci sono delle analisi fatte bene, io le ho messe, insomma, ho preso 3 studi diversi per non stare dietro all'unico studio che potesse dare questo dato. Allora, la maggioranza assoluta ha votato PD e Movimento 5 Stelle. Ragazzi, quando andate a messa, sappiate che a fianco c'è uno che ha votato uno di questi due partiti. Sappiate! PD o Movimento 5 Stelle. Il terzo voto è andato alla Lega, il quarto a Forza Italia. Sono i 4 partiti che hanno raccolto il 90% complessivamente dei consensi dei cattolici. È un segnale molto preoccupante, perché la piattaforma politica di PD e Movimento 5 Stelle è quanto di più lontano, ma non nelle teorizzazioni ideologiche, nell'applicazione concreta. Cioè, l'hai visto nella pratica cosa significa avere 5 Stelle che governa, per esempio, la città che vi ha accolto oggi. Nella pratica significa il taglio ai fondi per i disabili, il taglio ai fondi per le scuole non statali, il sostegno zero alla famiglia, anche una discreta forma di incapacità nella gestione della cosa pubblica, manco l'altro della data la Roma non sa che facevi fare. Dall'altro punto di vista il PD, neanche le politiche addirittura proprio esplicitamente contro la vita e contro la famiglia, che hanno caratterizzato la 17ª legislatura repubblicana con l'approvazione, abbiamo sempre declinato in tutta questa campagna elettorale, la divorzio breve, la legge Cirinnà, la legge sul biotestamento. Eppure, quando andate a messa, ripeto, non quello che genericamente si dice cattolico, accanto avete uno che vota per queste due opzioni. Ora, è esattamente quello che qui arriveremo, insomma, è ovvio che dobbiamo saperlo, anche la formazione di buona parte del clero, la catechesi la fa su Repubblica, chiaro, no? Il primo quotidiano più letto della società di Italia è Repubblica, però questi dati noi li dobbiamo assumere come dati di fatto, assumendo anche una lezione in positivo. Attenzione, il voto dei cattolici al Partito Democratico 3 anni e mezzo fa era il doppio esatto. Quando il PD prese il 41%, qualcuno pensa sia un'era geologica fa, era il maggio del 2014, il voto dei cattolici fu determinante, perché venne individuato Renzi come punto di riferimento anche delle gerarchie, diciamo, per una grande chiarezza, e il PD arrivò al 41%. Messi alla prova del governo, questo è il passaggio interessante e importante, quel consenso si è andato totalmente sfarinando, arrivando a un incredibile 18% del 4 di marzo. Vuol dire che quando poi tu le risposte non le dai, o addirittura dai risposte che sono non impopolari ma antipopolari, individui il bisogno della famiglia nella creazione delle cosiddette famiglie arcobaleno e non nel dare risposta alla famiglia che non arriva più a fine mese, evidentemente sbagli completamente la percezione di ciò che il popolo sta chiedendo, e la risposta è poi evidente. State seguendo in queste ore il balletto della
formazione del nuovo governo in Italia. Lega, 5 Stelle, 5 Stelle, Lega, Lega, 5 Stelle, sto rimbalzo a ping pong. Oggi noi ricordiamo 40 giorni dalla data delle elezioni, siamo totalmente lontani dalla costruzione del nuovo governo, ma non come in Germania, perché vogliono raccontare che Di Maio e Salvini stiano lavorando come la CDU e la SPD. Non ci credete, insomma. È proprio un altro tipo di film. È completamente un altro tipo di film. È un film all'italiana, dove c'è anche la commedia, no? Berlusconi che si prende la parola a forza, le scenette, c'è cose che sono in Italia davvero. Ma non per orizzonti di costruire un programma che serva allo sviluppo del paese. Lì in Germania hanno fatto un bel volume, è un contratto di governo tra le due forze, sono andati a trattare anche davvero i dettagli più importanti, perché il loro conflitto era in termini programmatici, la loro necessità era di mettere insieme due programmi difficilmente conciliabili. Hanno lavorato per 6 mesi per fare questo. Da noi lo schema è tutt'altro, è conciliare due ceti dirigenti, cioè il problema è chi comanda, il problema è solo di potere, non cosa faranno. Il problema è chi fa il presidente del consiglio a stringere, è tutto lì. Germania era ovvio che avrebbe fatto la Merkel, il problema è se lo poteva fare o no col sostegno dell'SPD. In Italia c'è questa discussione si sfavillerà. Il Presidente della Repubblica ieri ha detto con chiarezza, adesso inventatevi qualcosa perché altrimenti io do un incarico, darà un incarico che è un pre-incarico, sempre all'italiano, no? Un incarico esplorativo, passeranno un altro mese senza fare niente. Nel frattempo noi ci siamo svegliati oggi con la guerra. Con la guerra del mar Mediterraneo, il nostro mare di casa, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti hanno bombardato un paese che è la Siria. Per fortuna ancora no, perché noi non possiamo concedere le basi, per ora non le abbiamo concesse, ma il dato preoccupante è che non c'è un'autorità politica in questo momento può determinare la scelta. Noi siamo qui a dire con chiarezza, come popolo della famiglia, che il popolo della famiglia è contro la guerra, né aerei né basi. Questo è un punto. Il né aerei né basi, guardate bene, in questo tipo di stagione politica c'è sempre stato un soggetto politico cattolico che interpretava questa linea e questa presa di posizione, perché la guerra nel Mediterraneo l'abbiamo avuta fino al 2011 con la guerra con Gheddafi. Oggi non c'è più, oggi non c'è un partito politico che ancora ha preso una posizione netta su cosa fare rispetto a una questione che riguarda noi così da vicino. È in guerra un paese a noi confinante come la Francia, che nel frattempo è entrata nel nostro territorio a bardonecchi a fare gli interventi sul territorio nostro per tutelare le proprie politiche sull'immigrazione. E allora abbiamo questo tipo di condizioni, non abbiamo ancora neanche lontanamente un'idea di governo. Questo vi farà capire cosa? A mio avviso, questo è il mio modesto avviso, che quando poi un governo nascerà su queste macerie di classi dirigenti indecorose, magari con tutti dentro, col Partito Democratico dentro, il governo del Presidente, che avrà tutti i partiti rappresentati, vi aspettate che la nostra agenda, quella che abbiamo declinato in campagna elettorale, la grande emergenza della natalità, il reddito di maternità, il cancellare il mio testamento, ritornare ai temi della famiglia cancellandolo proprio dalla legge Cirinna, pensate che queste possano essere argomentazioni che faranno parte di quel programma di governo? Neanche lontanamente. La verità è che siamo solo noi a interpretare quella piattaforma. E un esito ancora una volta di un governo che si dovrà mettere d'accordo su dei minimi sindacali che dovranno andare a fare, un governo minimale che non curerà in alcun modo il malanno profondo del paese, genererà cosa? Genererà delusione. Quelli che oggi voi pensate essere i trionfanti, 5 Stelle al 33%, la Lega che fa così forte, è la fotografia di oggi. Non è la fotografia, a mio avviso, di domani e di dopodomani.
Per questo c'è necessità di stare, di consistere, di essere soggetto politico, e noi oggi lo proclamiamo con chiarezza e con nettezza, anche in vista delle sfide delle amministrative che dobbiamo raccogliere fin da una settimana. Tra una settimana andiamo in Molise e c'è il simbolo del popolo e famiglia. Il simbolo del popolo e famiglia non è destinato a essere un simbolo transitorio del quadro politico di questo paese, è un simbolo destinato a consistere, a stare, a crescere. E lavoriamo per farlo crescere. Lavoriamo appunto in 22 in Molise, abbiamo i nostri candidati in Friuli, abbiamo le sfide da costruire per il 10 giugno in 797 comuni, avremo i ballottaggi nel 24 giugno in altrettanti comuni. Dobbiamo costruire la nostra formazione come classe dirigente, dobbiamo imparare meglio a comunicare, dobbiamo riuscire a essere sui giornali locali, negli spazi mediatici ampi. Però, lo avete visto, Gianfranco Amato da Giretti è stato grande onore, eh? È stato grande onore. Cosa significa? Attenzione, due elementi voglio dare. Il primo è che Gianfranco fa l'8,2% in quella serata in termini di ascolto, vuol dire che il tema era interessante e Gianfranco rappresentava la posizione altra. In uno Stato, avete forse seguito la trasmissione su pornografia e scambio di coppie, in cui povero Gianfranco doveva stare lì a sentirsi gente, la sessuologa, il conduttore, la pornostar, gay, omosessuale, sposato, e tutti ci volevano spiegare che lo scambio di coppie era una cosa normale, che gli strani eravamo noi. Allora, la fascia di Gianfranco ci rappresentava tutti, perché noi ricordavamo all'Italia che ciò che è normale, usiamo questa espressione, era lui, siamo noi, è il popolo della famiglia, che rappresenta con grande semplicità e schiettezza, quelli che non trovano, diciamo, piacevole farsi trombare la moglie. È così anomalo. No, perché in questo mondo folle ti vogliono spiegare che ciò che è assolutamente incomprensibile, intollerabile, totalmente insignificante anche, insensato, abbia in realtà un senso, che se tu che non lo capisci, stanno inoculando sto dubbio. Tu guardi quella trasmissione e vedi la solitudine di Gianfranco. E saremo strani noi, ragazzi. Detta Silvia, ma Silvia, ma conosci per caso qualcosa, non sta a vedere come funziona. Cioè, il dato è davvero allarmante. È il conduttore che mi preoccupa. Io sono amico di Massimo, ho fatto l'arena quella vera di Domenica Inn per parecchie volte con lui. Massimo è uno che annusa il vento, insomma, è bravo, è un conduttore pop. Che lui volesse giocare la parte dello scafato, non essendo neanche peraltro, mi faceva venire in mente che davvero c'è ormai uno stilema che viene dominato e raccontato come inevitabile, dove in realtà ci vuole pochissimo a dire il re è nudo, ci vuole pochissimo. E questo ruolo ormai lo può svolgere solo il popolo della famiglia. La verità è questa. Tant'è che veniamo cercati come interlocutori sempre su queste argomentazioni, non si può cercare altro interlocutore. Leggevo, no, Corriere della Sera, Verona, paginate perché Filippo Nicolini spiegava la nostra dialettica con Elton John, spiegando che noi non ce l'abbiamo con gli omosessuali, non ce l'abbiamo mai avuta, figuriamoci il nostro problema è un problema, dice veramente il rischio che vogliono farti scadere a macchietta, no? E quindi noi questo dobbiamo assolutamente tenere bene la briglia a questa tentazione, ma la voglia, il desiderio di intavolare una discussione sui giornali, sulle tematiche forti che rappresentano elementi della nostra identità, è secondo me lo sforzo che dobbiamo fare davvero, a partire dai bisogni delle famiglie, anche dei bisogni identitari che hanno.
comincerò un tour dal 5 di maggio e sarò a Padova l'ultima data, perché ho scritto un libro sul terrorismo in Italia. Il terrorismo in Italia ha sparato in faccia ai cattolici, voi avete letto alcune cose che ho scritto in questo periodo. Lo sapete che noi non conosciamo i nomi dei nostri morti? Noi non li conosciamo. Tutti pensano al quarantennale di Moro. Io accanto a me Nicola Di Matteo, che è un agente delle forze dell'ordine. Sapete che sono morti 400 agenti delle forze dell'ordine uccisi senza una ragione, con un livello di violenza, lo racconterò e lo raccontate in questo libro, che è terribile, perché la finalità era prendere le loro armi, fondamentalmente era costruire, partirò da Padova, poi a Padova hanno cominciato a uccidere il 74 delle Brigate Rosse, questo è ciò che è accaduto. Noi dobbiamo rispondere ricordando che il quarantennale è di Moro, ma anche degli agenti della scorta di Moro, è il quarantennale del magistrato D'Artaglione, che decide di assumere su di sé il ruolo di direttore delle carceri, è un magistrato. Il primo giorno che prende servizio erano stati uccisi i due precedenti direttori delle carceri. Lui non prende ruolo a 65 anni, quando potrebbe già essere in pensione con il massimo. Dice alla moglie: se uno stato ti manda e tu sei il generale, non vai in battaglia chiedendo che non ci siano le pallottole. Esce di casa, viene ucciso sul androne di casa. Il figlio racconterà: dice, papà era uno che aveva fede e aveva chiesto che non ci fosse alcun uomo della scorta accanto a lui, perché sapeva di essere un obiettivo e non voleva che ci fossero dei giovani a andarci di mezzo. Noi del magistrato dottor D'Artaglione non ricordiamo neanche il nome. È incredibile. È incredibile. Sono centinaia di storie che ci raccontano, e noi abbiamo anche un nostro Pantheon fatto di persone normali. La verità è che è costituito dall'unione di straordinarie persone che hanno dato nella normalità, mi piace poterla usare questa parola, è un'altra parola che sembra reietta, no? Dobbiamo rispettare la diversità, questo deve essere lo slogan universale obbligatorio, e figuriamoci se non la rispetta uno e per 200.000, figuriamoci. Però cavolo, esiste anche questa dimensione delle neglette persone normali, la dimensione popolare che il popolo della famiglia deve saper rappresentare in questo paese. Noi possiamo farcela, e non abbiamo complessi da curare da questo punto di vista. Noi possiamo costruire davvero l'orizzonte politico intessuto da queste persone. Partiamo da 220.000 persone normali che ci hanno scelto alle elezioni, le vedrete crescere fin dalle amministrative della settimana prossima in Molise, tutta l'onda di amministrative che voi curerete sui territori per far crescere il singolo, il popolo, la famiglia, e vedrete, come ho detto, quello che abbiamo avviato è semplicemente una traversata nel deserto. Bisogna stare uniti, a testuggine, difenderci fratello con sorella, senza pensare alla faccia che viene sporca, tanto non conta niente, conta solo che la traversata venga compiuta, che coloro che ci vogliono colpire trovino una solida difesa nel momento in cui veniamo colpiti, e la capacità di andare avanti, perché la direzione, lo abbiamo dimostrato il 4 marzo, è certamente quella giusta. Grazie davvero di essere qua. Ora, se ho capito bene, sta per arrivare Ercole, però fai intro te, così quando arriva il loro che parli? Parli quando arriva. Allora, Filippo Grigolini, convocato sul palco. Vai. Racconti il lavoro sulle amministrative in Veneto. Allora, ragazzi, il lavoro sull'amministrativa è un lavoro che dobbiamo sentire come fondamentalmente necessario, urgente, utile a mantenere vivo il fuoco che abbiamo acceso. Mario parla sempre di questi 220.000 voti.
Io ho avuto la sensazione con gli amici a Verona che questi 220.000 voti, Mario, siano sostanzialmente blindati. Noi abbiamo avuto meno difficoltà a raccogliere voti alle amministrative di quanto in realtà non sia stato alle politiche, oggi possiamo dircelo. Forse parlo per me, ho anche fatto l'errore a priori di valutazione sbagliata e pensavo fosse l'inverso. Il simbolo tira, si sperava ancora di essere caldi sulle battaglie, sulla Cirinana, sull'utero in affitto, eccetera, invece sono caduti completamente nel dimenticatoio, ha prevalso una campagna elettorale estremamente polarizzata su due temi, la fame e la paura, che declinati, come hanno saputo declinarli loro, hanno sostanzialmente dato una copertura quasi al 100% a livello mediatico e si sono mangiati tutto quello che c'era da mangiare da quei punti di vista e quindi hanno portato a casa tutto quello che potevano portare a casa e questo noi l'abbiamo anche pagato. Non si creda che i temi di qui sopra non siano più importanti, li ritroveremo. Chiunque andrà al governo non avrà tante scelte, perché o li tratta e se li tratta nella direzione dei 5 Stelle per noi è una pateria, se li tratta, e la Lega non glielo permetterà, se li tratta nella direzione della Lega non sarà possibile perché i 5 Stelle, il PD e l'EU non glielo permetteranno. Se andrà su un governo tecnico dovrà per forza di cose sottostare a queste due visioni e quindi non le toccherà. Quindi tutto quello che hanno promesso di fare non lo faranno e noi potremo ritornare a far vedere che certi temi, certe necessità e certi bisogni non saranno in alcun modo occupati, non saranno in alcun modo sanati. Quindi noi adesso abbiamo il dovere, il compito, come diceva prima Mario, città per città, paese per paese, e guardate che nei paesi stile Riolo è molto più facile per noi, dove magari ci sono piccoli gruppi a livello politico radicati storicamente, non è mai stata offerta un'alternativa. Offrire un'alternativa così bella, giovane, fresca, forte, con la passione che abbiamo noi, ci permette di bucare. Naturalmente dobbiamo trovare le persone giuste, dobbiamo attivare dei percorsi culturali politici in poco tempo, ma dobbiamo provarci, perché tutti abbiamo delle conoscenze, delle ramificazioni in questi comuni e ci dobbiamo provare perché lì è ancora più facile. Ma se riusciamo, come stiamo tentando di fare a Treviso con un candidato sindaco, a Vicenza dove stiamo spingendo per andare con un candidato sindaco che non è nostro, ma con una lista molto bella di persone straordinarie, abbiamo la possibilità di continuare a fare emergere il simbolo, che non è tanto fine a se stesso per prendere un consigliere, un assessore, ma è ancora di più, è per radicare il popolo della famiglia. Perché alla fine 220.000 voti, lo 0,77, non me lo ricordo più, poco meno dell'1%, chi più chi meno, se pensiamo a questo non ci resta nulla in mano. A parte che il vero dato politico, Mario non l'ha citato della prima volta forse, non è tanto i 220.000 voti, ma sono ancora una volta le 43.000 firme depositate il 28 gennaio, che sono quelle su cui dobbiamo fare fieri, sono quelle il vero dato politico a cui tanti hanno guardato, perché abbiamo dato prova incontestabile, di un vero iniziale, ma di un vero radicamento acerbo, va bene? Ma di un vero radicamento territoriale, regione per regione, collegio per collegio, con pochissime difficoltà, e per pochissime intendo uno o due, dove abbiamo dimostrato in realtà cosa? Un grandissimo spirito di squadra, muovendoci compatti, chi poteva, chi era nei collegi vicini, per andare a dare una mano, e l'abbiamo fatto, ma abbiamo portato a casa un risultato che neanche la signora Morte è riuscita a proiettare nella sua mente, è dovuta ricorrere a Mr. Tavacci per andare a prendere il suo posto in Parlamento, più non ha fatto un diritto se non grazie ai soldi di storia. Quindi insistere, mantenere vivo il simbolo del popolo e della famiglia, continuare a seminare, continuare a radicare con nuovi circoli, i provinciali, i comunali, quindi più piccoli, in maniera tale che piano piano nell'anno verso le europee, non dimenticatelo, fra un anno ci sono le europee, sistema proporzionale,
100%, lo sbarramento al 3%, ma è un'occasione fondamentale, importantissima, perché se pensate ai tanti temi che hanno influito la vita politica dall'Europa verso l'Italia in questi ultimi 5 anni, quanta roba c'è tra noi? Ce n'è tantissima per dire la nostra e per riaffermare il nostro DNA e la nostra immagine. E poi ci saranno sicuramente anche l'anno prossimo altre amministrative comunali, altre regionali. Io penso al Veneto del 2020, scusate, si va alle elezioni regionali del Veneto, e tante altre regioni arriveranno, ecco, alle elezioni regionali per rinnovare i consigli, e lì sarà un'altra storia. Noi, è vero, abbiamo fatto un ottimo risultato, e lo si deve a tutta la squadra, a Mirko Fuglia che è qui, Antonio Zerman, Paola e a tanta altra gente, a Francesca. Però adesso sapete cos'è l'esito di quel risultato? Che anche stamattina, scendo dalla macchina, e ci chiamano Fratelli d'Italia, Lega, ci siete là, fate la lista con noi, venite in coalizione, cosa fate? Perché? Perché come qualcuno ha detto, il vostro potenziale, parlando di Verona, 3,5-4%, non è esattamente ininfluente. E io gli ho fatto notare provocandolo, ma in quel paese abbiamo fatto l'1,5, e dici niente, mi ha risposto. L'1,5, non fai un parlamentare, non fai un consigliere regionale, non fai un consigliere comunale, in teoria. Ma abbiamo acquisito un peso tale per cui il popolo della famiglia non è più ininfluente, è determinante. Ritorno sulla mia città, scusate, sono molto esperienziale. A Verona il centrodestra ha fatto il 48,3 e lì si è fermato, compatto questa volta. E noi abbiamo fatto il 2,5%. Senza di noi non fanno il sindaco. E pesa poco. Sapete come possiamo giocarci da questa cosa qui in prospettiva? Ma soprattutto dando loro un'altra prospettiva ancora più terribile, che siamo ancora capaci di dire, sapete cosa c'è? Che noi ci riproviamo. Noi stiamo crescendo, perché non avendo mai lavorato sulla città di Verona, abbiamo confermato sostanzialmente il voto e abbiamo fatto degli exploit nella provincia di Verona, dove abbiamo lavorato, facendo anche il 3,5, il 4 e oltre per cento, e vi diciamo che abbiamo capito che possiamo crescere e che se ci gira male, riproviamo con il candidato sindaco, perché siamo liberi. E liberi significa forza. E questo è quello che loro temono di più. Non ero preparato per dire qualche cosa, però chiudo e ne approfitto per ringraziare Mario, Gianfranco e Nicole e tutti quelli che hanno lavorato, quindi tutti voi, gli amici del Veneto. So ci dovrebbe essere Maria Greta Bodi di Padova, so che c'è Ennio Vergheno da Sant'Antonio degli Zellini, anche lui che ha fatto un bel risultato, c'è Claudio, c'è anche Anna Paradiso. Vorrei salutarvi tutti, ma poi sbaglierei anche i nomi, c'è anche Carlo Nicoletti in prima fila. Io vi auguro di confermare la vostra passione in questa campagna elettorale per chi ce l'avrà nelle prossime amministrative. Chi può, dia una mano all'amico, al compagno di strada che ce l'ha, e magari se non ce l'ha lui che dia una mano. Noi siamo impegnati su Vicenza, su Villafranca, su Bussolengo, cerchiamo di fare qualcosa su Sona, se siamo disponibili per Treviso e per tutti gli altri comuni. Perché anche qui abbiamo dato una prova, ripeto, nella raccolta firme di una squadra che si muove compatta, e anche nel lavoro manuale, nello sporcarsi le mani, abbiamo dimostrato di essere una vera famiglia. E questa è una delle altre cose che spaventa i nostri competitor, e questo dobbiamo ridimostrare. Grazie ancora Mario, grazie ancora a tutti. Grazie Filippo, tanto grazie per questa indicazione. Ricordatevi, ci sono quelli impegnati direttamente, ma bisogna sempre dare una mano a quelli a fianco, anche noi a Roma abbiamo la provincia di Roma molto, molto impegnata, grazie a Sabina Bosu, con vari comuni importanti, Arviglia, Anzio, Pomezia, e poi abbiamo i voti nei municipi romani, nel municipio 3, nel municipio 8, in sostanza in questa zona 1 milione di persone tornano a votare, e sarà un altro test importante per la presenza. Ma è importantissimo che chi è prossimo
ai luoghi dove si vota, se non è impegnato direttamente, dia una mano. Questo è stato il modello, è vero, ragione Filippo, con cui noi abbiamo retto anche le aree di difficoltà del paese, ed è forse stata proprio la lezione che abbiamo dato, il fatto che noi possiamo, per esempio, ovunque, la cosa interessante, eravamo presenti ovunque, tranne in Molise, dove ci hanno contestato la lista per una ragione formale, e allora noi dignosamente alle regionali del 22 abbiamo presentato la lista per far vedere, insomma, che anche lì ci siamo. Il dato è stato che ogni area del paese è stata coperta anche grazie all'atto solidale di persone che venivano da altri collegi, magari per dare una mano materialmente sul territorio. Questo è anche un unicum del popolo e della famiglia che si muove appunto a testuggine e si muove come si muovono fratelli e sorelle, perché questo siamo, insomma. Io vorrei dare la parola, se c'è, l'ho visto che oggi l'incontro anche con i nostri pastori, veniamo dalla splendida esperienza dell'assemblea della San Umberto, dove ci parlò Don Salvatore Michiello, un intervento che è diventato poi virale nella rete. Oggi c'è un altro sacerdote coraggioso a cui mi piacerebbe dare il microfono, se lo vedo, che è Don Antonino Baronio. C'è Don Antonino Baronio, eccolo qua. Don Antonino si è beccato pure qualche lavata di capo dai superiori, ma è qui e è un sacerdote amico del popolo e della famiglia. Viva i sacerdoti coraggiosi come Don Antonino. Beh, io non sono un oratore, quindi me la cavo, però sono un prete, quindi le prediche le faccio. Però quando Gianfranco mi ha chiesto, mi è stato chiesto di dire due parole, il primo pensiero è andato a quello che si è tenuto qui sabato scorso a Roma, quel convegno che non so se alcuni di voi senz'altro l'hanno seguito, il cui titolo parlava già molto chiaro: Chiesa, dove vai? E lì le voci del Cardinal Burke e Müller di Monsignor Schneider hanno illustrato la situazione problematica che la Chiesa oggi sta vivendo. Il convegno, volevo citarvi questo, si è concluso con una declarazione che fra l'altro dice così: nel grave pericolo venutosi a creare per la fede e l'unità della Chiesa, noi membri battezzati e cresimati del popolo di Dio siamo chiamati a riaffermare la nostra fede cattolica. Ci autorizza e ci incoraggia a farlo il Concilio Vaticano II, che afferma nella Lumen Gentium che ogni laico, in virtù dei doni che gli sono stati fatti, è testimonio insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa. Ci incoraggia a farlo anche il Beato Newman, che in un suo scritto profetico del 1859 indicava l'importanza della testimonianza di fede da parte dei laici. Ecco, io fin dall'inizio ho colto l'avventura del popolo della famiglia come il concretizzarsi di questa chiamata, di questa vocazione del laico nel panorama sociale e nel panorama politico, cioè quello di riaffermare una fede. Io non so se questa indicazione è significativa o no, però la religione è politica e la politica è religione. Non si può esercire senza l'altro. Se la politica dovrebbe occuparsi del bene comune e i cristiani e la fede si occupa del bene delle persone, capite che... Ecco, il prendersi carico quindi del laicato di questa verità della fede va annunciata, che la fede va annunciata e testimoniata e difesa negli altri, negli ambiti diversi della società e soprattutto a livello politico, è una vocazione che il PDF ha assunto fin dall'inizio, nello scempio dell'uomo e della fede a cui stiamo purtroppo assistendo oggi. Perché la situazione, che sia la situazione drammatica, credo che lo stia urlando con forza sempre di più, una realtà in cui vedete che tutti possono dire tutto. Le cavolate e le puttanate più enormi vengono fuori da tutte le parti, però se uno dice che il bambino e mette fuori il cartello con scritto su che quello è la realtà e quindi questo è l'aborto, allora bisogna censurarlo. O se uno si permette di dire che la vita di un bambino è inutile, è futile, capite che siamo veramente all'assurdo, al paradosso.
e laico non può, non deve tacere. Allora diventa, secondo quello che riesco a intuire, a capire, sempre più necessario, quando Mario tu dicevi la gente che la va in chiesa, scusate il dialetto, che va in chiesa tutte le domeniche, chi ha votato? Ma il problema allora è proprio questo: noi abbiamo un'urgenza di formare delle coscienze che sappiano rendere ragione di una fede, per cui se tu sei cristiano, questo non lo puoi votare. Capita il povero prete, che non mi ricordo più di quale zona d'Italia, di 81 anni, che si è permesso di dire nella predica che un cristiano non può votare Salvini perché sostiene le aperture, e adesso è a processo addirittura, e Salvini non ha mica ritirata la denuncia contro questo prete di 81 anni che poverino ha detto, ma mi sembra di aver detto una cosa talmente normale. Ecco, il problema è per questo che il problema è proprio questo: aver anestetizzato, drogato da parte del mondo la coscienza dell'uomo, la coscienza cristiana. Perché se Dio nella nostra coscienza ha scritto la sua presenza, la coscienza dell'uomo sa riconoscere ciò che è bene e ciò che è male. Non serve neanche la fede, la religione meglio, perché Dio ha scritto la fede nel cuore dell'uomo, e quindi uno sa distinguere. Ma se queste coscienze sono ridotte come sono ridotte oggi, capite che siamo di fronte davvero. Quindi la sfida grande è quella non solo di questi 6 milioni che hanno votato, di far capire che la loro coscienza non è una coscienza cattolica, e questo è il vero problema che ci vuole. Questo però riguarda solo i laici, ma per me la domanda è: e noi preti e noi consacrati come ci siamo posti di fronte a questa sfida che dei laici coraggiosi hanno lanciato di fronte a una società e a un mondo che ha fatto scempio dell'antropologia umana e cristiana? E qui la risposta è già stata data, l'avete vista nelle precedenti elezioni, in campagna elettorale e anche dopo. Tranne in rari casi, la maggior parte è stato o il silenzio, se non addirittura a volte un neanche troppo velato dissenso. Allora, io l'ho detto tante volte, Gianfranco qui mi è testimone, ma anche a Mario l'avevo detto, l'urgenza di riunire i preti, i vescovi, che in qualche modo, se ce ne sono, in qualche modo sostenevano e sostengono questa realtà. Ecco allora la grande attesa da parte mia, almeno di questo momento di incontro con Monsignor D'Ercole. Quante volte ci siamo detti anche, sì, i laici si sono mossi, io l'ho visto nella mia piccola realtà locale, però se il prete della parrocchia avesse detto una parolina di amico, quindi è vero che il prete, però vedete, va, se il parroco in parrocchia dice una parolina, magari la vicina che era abituata fino a 20 anni fa a dire ma il prete c'è la dica con dautà, perché una volta facevano così, e quindi vabbè, non si può più fare, però neanche star zitti come abbiamo fatto diventa davvero problematico. E quindi oggi noi ci ritroviamo in una situazione che ci interroga su questo: cosa farà la Chiesa di fronte a quello che diceva Mario prima, di fronte alla cancellazione totale del cattolicesimo in politica? Come si porrà di fronte a una realtà sociale politica in cui la dottrina sociale della Chiesa è completamente dimenticata? E come si porrà di fronte all'unico movimento che invece la prende come punto di riferimento? Rimarrà ancora in una scelta di apparente neutralità, virgolette, né apparente neutralità, perché sappiamo che la Chiesa non è mai stata neutrale, e quindi neanche in questo caso lo è stata. A me personalmente spaventa questa fluidità di una Chiesa che non sa dire né sì né no, anche perché la cosa mi richiama una pagina del Vangelo che dice che il vostro parlare sia sì sì o no, perché chi non parla così sapete a chi appartiene,
Gianfranco direbbe di dire che siamo dei grandi discepoli. Ecco, concludo brevemente. Io me lo sono scritto quello che dovevo dirlo, perché se no non sono come Filippo, che è in grado di improvvisare. Sono questi gli interrogativi che mi porto nel cuore in questo incontro con Monsignor D'Ercole e che mi fanno sempre più persuaso che oggi più che mai i cristiani, i laici, gli uomini e le donne di buon senso devono scendere in campo per riaffermare quelle verità che sono via al cielo, per rimettere l'uomo così come Dio l'ha voluto e l'ha creato, in un progetto e preciso che ha una finalità sola, che è quella della salvezza. E quindi invito ad andare a rileggere, perché è stato veramente bello, l'intervento che al suddetto convegno ha fatto Marcello Pera, in cui ha sottolineato che lui, da laico, vive la confusione in cui naviga il cristianesimo, leggo, in cui la Chiesa ha smarrito il vero obiettivo, perché la Chiesa non è portatrice di libertà presunte o tali, ma portatrice di salvezza. Ha usato questo termine. Noi siamo portatori di una salvezza, noi non dobbiamo per questo o per quell'altra libertà, ma c'è una verità che è via al cielo, che è la salvezza, che per noi è ben più importante. Allora, se abbiamo smarrito questo, io credo che davvero non sapremo più dove andare. Ecco, siamo di fronte a un momento decisivo. È vero che noi amiamo ripetere spesso, lo sento spesso ripetere anche, lo leggo ogni tanto su Facebook, in giro nei vari militanti del Popolo della Famiglia, che la vittoria è nelle mani di Dio e che la battaglia invece è nelle nostre fragili mani. Ma è pur vero che le mani di Cristo erano fragili e le stiamo contemplando in questo tempo pasquale. Se notate i Vangeli che sentite in queste domeniche, gli apostoli riconoscono il Cristo non dalla sua faccia, lo riconoscono dalle mani forate. E quindi lì credono, lì vedono, lì toccano con mano. E quindi la fatica, la sofferenza che facciamo nel testimoniare, nel portare avanti questa verità che sono via alla salvezza, che costa nel sacrificio, insomma, siamo in buona compagnia. Grazie. Davvero ne avremo magari pochi di sacerdoti vicino, ma quelli che abbiamo, ma quelli che abbiamo. Abbiamo testimoniato in questa nostra assemblea una presa di posizione politica, qual è quella che abbiamo preso sulla guerra che appena si è aperta nel Mar Mediterraneo. Volevo che prendessimo anche una posizione politica forte, con un invito esplicito e formale al Ministro degli Esteri, che ai noi si chiama ancora Angelino Alfano, ci condanna, diciamo, all'irrilevanza, però davvero da italiani, da partito politico italiano, rivolgiamo con rispetto al governo di Sua Maestà Britannica il pressante appello affinché lasci venire in Italia Alfie Evans e il presidente. Io ritengo davvero di avere coscienza che l'impegno che state mettendo tutti voi in questa battaglia è un impegno che insieme solidario e eroico lo stiamo facendo solo noi, questo tipo di mobilitazione, guidati, voglio dire, dal gruppo dei giuristi per la vita, che sta facendo un lavoro straordinario sul piano tecnico. Poi questa battaglia complessa, che ha valenze diplomatiche, ha valenze giuridiche,
ma è fondamentalmente sempre la stessa nostra battaglia. Signori giudici di Sua Maestà Britannica, le persone non sono cose, i bambini non si toccano. Questo è un elemento troppo evidente, troppo evidente, troppo evidente. E vorrei che fosse chiaro il livello di eroismo di un papà di 21 anni, di una mamma di 21 anni, giovanissimi, che si schierano e fanno quel tipo d'azione così veemente, perché è un'azione veemente, di contrapposizione, a un certo punto è una vera e propria rivolta che si apre davanti all'ospedale di Liverpool. È però una sacrosanta rivolta quando lo Stato diventa iniquo e la sentenza è giusta. È troppo evidente che davanti alla vita dei nostri figli noi non potremo che difendere sempre la vita dei nostri figli. È scritto nel DNA dell'essere umano. È un istinto primario non comprimibile. E rivolgiamo davvero formale appello alla diplomazia italiana, al Ministero degli Esteri affinché muova i suoi passi per far sì che Alfie Evans possa essere almeno diagnosticato e poi curato all'ospedale Bambin Gesù di Roma, qui nella nostra città. La parola a Fabio Torriero. La mia adesso vuole essere una lettera aperta alla storia, una lettera aperta alla Chiesa. Partiamo dal quadro politico, da quello internazionale, per spiegare il ruolo e le prospettive del popolo della famiglia. Guardate, non è importante che il PDF spieghi se stesso o giustifichi la propria presenza, ma è la situazione nazionale, politica nazionale, internazionale che giustifica la presenza, che impone la presenza del popolo della famiglia e la sua importanza. Partiamo dal quadro internazionale. I venti di guerra in Siria, oltre al dato umanitario che ci deve sempre interrogare come credenti, ci pone anche di fronte a delle questioni non da poco. Niente è come sembra e c'è sempre un'altra spiegazione dietro quello che ci vogliono far vedere. Come se una regia occulta e multinazionale faccia scattare l'ora X e i suoi ordini superino sempre le leadership nazionali. Una regia più forte e più potente di Trump, più forte e più potente di Putin e dell'Unione Europea, degli inglesi e dei tedeschi. Ma veramente dobbiamo credere ai gas e nervini russi o siriani, come ci hanno fatto credere alle armi nucleari di Saddam, che hanno giustificato la guerra, anzi l'intervento umanitario in Iraq, e che poi una volta risarcionato Saddam Hussein ha originato l'ISIS? Come mai questa improvvisa accelerazione nello scontro in Medio Oriente con tanto di missili belli ed efficaci raggiati da un Trump che prima chiede a Putin un incontro e poi gli fa la guerra insieme a Inghilterra, Germania e Francia? E quali ragioni? Il petrolio, le fonti energetiche, la geopolitica, impedire lo sbocco nel Mediterraneo ai russi? I padroni del mondo sanno che rischiano una terza guerra mondiale, anche se la Cina scende in campo? E che l'alleanza filo-ISIS, ricordate, Qatar, Emirati Arabi, Arabia, i finanziatori del califfato, il fronte sunnita, guarda caso alleato degli americani, si sta ricomponendo ora contro chi ha combattuto l'ISIS, ossia il fronte sciita composto da Iran, Libano, Siria, curdi, alleati vicini alla Russia, e la Turchia, e Gerusalemme, e Israele, e la Terra Santa, e l'Italia senza governo, tiepida e priva di una sua politica estera, incapace di tutelare i propri interessi, si vedano le sanzioni della Russia e la guerra in Libia. La verità, signori, è che il rischio di una guerra mondiale, ammesso che non ci sia già macchia di leopardo, come afferma il Santo Padre, non è frutto di una mancanza di pace, ma della mancanza della cultura della vita. C'è un'emergenza morale che si riflette e si traduce in una cultura della morte, in una cultura dello scarto a 360 gradi, che investe tutti, dalle istituzioni all'ambiente. La crisi economica e sociale dei popoli è riflesso di questa crisi più profonda. Una cultura di morte che indossa due abiti: l'egoismo, la violenza, la volontà di potenza dei potenti e l'individualismo di massa dal basso, che sta minando la comunità internazionale.
e scardinando gli stati stessi, e l'altro vestito una finta tolleranza, un finto buonismo compassionevole, amorevole, un mondo dove impera il cristianesimo senza Cristo. Stiamo parlando dell'Occidente. La risposta è una sola, pastori e Chiesa. La battaglia antropologica, sia a livello nazionale che internazionale, ma per questo ci vuole una Chiesa consapevole del suo ruolo. L'evangelizzazione non si ferma solo in Africa o nelle periferie del mondo, deve ripartire anche dall'Europa. Ci vuole una Chiesa consapevole e credenti consapevoli del loro ruolo e anche e soprattutto testimoni del bene pubblico, del bene politico, del bene comune, e una politica che metta al centro la battaglia antropologica. Prima o poi la spinta sovranista finirà, si attenuerà. Lo vediamo, adesso ci sono i movimenti in Francia, in Ungheria, in Germania, in Europa, in Austria, e questa spinta a speculare al globalismo altrettanto fallimentare sulle ricette dell'immigrazione, dell'economia, della sicurezza, dovrà lasciare il posto, e questo sarà il nostro ruolo, a una sintesi. E oggi, e lì dovranno essere presenti i credenti come operatori di sintesi, di mediazione dell'accoglienza sostenibile e l'integrazione di qualità tra l'identità dei popoli e la dimensione universale della fede. Un esempio di quanto sto dicendo del ruolo dei credenti protagonisti nella storia, la mobilitazione sul caso Charlie Gard, la mobilitazione in difesa di Alfie Evans, dimostrano che quando i credenti sono coesi e c'è una chiesa o istituzioni ecclesiali non neutrali, l'opinione pubblica può essere aggiunta e colpita al cuore, e può ripartire un'inversione di tendenza che però non può fare a meno della sfera politica. Ricordiamoci che, così come in Europa, anche in Italia, a fronte della fine delle categorie novecentesche, destra e sinistra, l'unico bipolarismo è tra bene e male, falso e vero, giusto e sbagliato. Quadro nazionale, la cultura di morte, frutto del mix tra nichilismo economico post-capitalista e libertarismo post-sessantottino, la società delle funzioni dell'io, la società radicale di massa, tanto per ricordare le analisi di Pasolini e di Augusto Del Noce, che tanto ha plasmato gli italiani, si è naturalmente riflessa nel voto del 4 marzo. Questo è un momento di riflessione, dobbiamo cogliere questi elementi. Da una parte quei partiti, espressioni del potere, della sua violenza e arroganza, considerati la casta, Forza Italia e il PD. Il PD, artefice reo di politiche ingiuste e sbagliate, l'immigrazione, Joe Bax, la precarizzazione che non c'entra nulla con la dottrina sociale della Chiesa. Partiti che ormai hanno fatto il loro tempo, figli di schemi superati. E dall'altra parte sempre un più arrembante, numericamente vincente individualismo di massa. La Lega è l'individualismo identitario, i 5 Stelle è l'individualismo moralista, veri e propri eredi grillini della lotta di classe, una lotta di classe non più collettivista ma individualista. Il popolo ha sempre ragione, il ceto politico è per definizione corrotto e da eliminare, questo è il moralismo alla Robespierre. A questi elementi si sono aggiunti due dati, la fame e la paura. Reddito di cittadinanza e Joe Bax hanno a che vedere con la fame. La paura dell'immigrato, del diverso, la paura del delinquente. Questi sono gli elementi, fame e paura, che hanno caratterizzato la campagna elettorale. Il risultato è il futuro, la guerra tra poveri, ricchi contro poveri, italiani contro immigrati, nord contro sud. E allora per il popolo della famiglia, grazie al risultato delle politiche, 230.000 voti sono un tesoretto da monetizzare, rafforzare e professionalizzare. Per il PDF si apre uno scenario importante che va capito e va declinato. 1. La mediazione tra la prateria, che inevitabilmente si aprirà con i delusi della politica, del prossimo governo, delle promesse disattese dei 5 Stelle, della Lega, degli altri. Quindi la mediazione tra i delusi, perché qualsiasi governo che faranno, di mediazione, di inciucio tra loro due o di scopo o tutti insieme, produrrà i delusi del voto ai 5 Stelle, i delusi del voto alla Lega, e questa è un'ottima prateria per il popolo della famiglia. E il rapporto tra questa delusione e la mancata tutela dell'agenda antropologica. Tutti parlano della famiglia, della denatalità, della vita, questa agenda sarà dimenticata.
Abituiamoci, perché sarà un governo obbligato ad annacquare i programmi. Tradotto vuol dire che tutte le ragioni che hanno spinto gli italiani ad affidarsi ai cosiddetti populismi saranno carta straccia, anche le ricette di difesa della famiglia. E nemmeno si può spiegare un ritorno dei due vecchi partiti sulla carta, i non populisti, Forza Italia e Partito Democratico, perché sono uguali lascisti sui temi etici, liberali in politica, liberisti in economia. Il PD è la bandiera del laicista, del laicismo, e Forza Italia, appunto, versione pascalizzata, non è da meno. E qui si comprende sempre di più la mission del PDF. La governabilità coerente, l'ho sempre detto, scaturisce dall'omogeneità culturale. Non ci possono essere partiti armati a Brancaleone, dove dentro convivono atei, cattolici, nazionalisti, europeisti, liberisti, statalisti, cattolici e massoni. E i credenti devono stare con i credenti, crescere omogeneamente in un soggetto politico unitario. Di fronte a leggi laiciste già approvate e quelle che vorranno approvare, ci deve essere una resistenza, quella che noi chiamiamo la Solidarność italiana. E la risposta deve essere forte. Tra un po' il quadro politico, caro Mario, caro Gianfranco, Nicola, non sarà più tra destra e sinistra, come ho detto, categorie superate. Tra poco oltrepasserà anche le categorie alto-basso, cioè popoli contro caste. Ma dentro un nuovo bipartitismo ci sarà la contrapposizione tra due populismi sostanzialmente avatoriali, cioè Lega e 5 Stelle, e due partiti nichilisti, liberali di massa, Forza Italia e PD. Noi dobbiamo avere l'intelligenza di immaginare il futuro per guidare il cambiamento. Pastori, Chiesa, la Chiesa, il mondo dei credenti, possono ignorare tutto ciò? Rassegnarsi all'irrilevanza, all'intimismo astratto? Possono rassegnarsi al fatto che una società possa reggere su valori non negoziabili? Il diritto di un figlio ad avere un padre e una madre, un solo padre e una madre, il diritto universale a nascere, il diritto degli anziani a non essere lasciati soli? Possiamo, la Chiesa, i pastori possono rassegnarsi a questo? Dove una società dove è normale accompagnare alla morte, vedi Cappato e di Gifavo, e dove è folle invece difendere la vita? Perché c'è un'inversione in tendenza del paradigma dell'umanità. Guardate che c'è un motivo per cui sia i genitori di Charlie Gard, sia i genitori di Evan hanno scelto l'Italia. C'è un motivo, c'è la Chiesa, una società che ancora ha un perimetro cristiano, speriamo, poi ha reso cosciente in termini politici, perché oggi sono degli ospedali che ancora mettono al primo posto la vita in Italia e non mettono al primo posto la morte. Allora il popolo della famiglia ritiene che la battaglia tra il bene e il male, tra il falso e il vero, sia fondamentale e segnerà il nuovo confine della politica. Quando una madre non è più quella che partorisce, il papà non è più quella che genera, i figli si possono comprare e vendere, il sesso si può decidere in base alla mente e ogni desiderio deve diventare un diritto. Caro Gianfranco, io quando appunto vi ho visto parlare lì, a parte Mario che ha a che fare con i cani, i pastori maremmani, cioè è una cosa, io queste cose le studio come comunicazione, no? C'era Mario e il cane pastore, tra l'altro il TG1 aperto nei vari servizi alle 8:20 hanno liberato, come si chiamava il cane? Niro. Cioè, questo è un tema nazionale, il telegiornale, questo è un tema però della follia, perché più si disumanizza la società, più si umanizzano e divinizzano gli animali, perché questo è il tema, vedo che siamo il termometro di questa cosa. E a Gianfranco volevo far credere che la fedeltà di coppia si realizza e si ottiene attraverso l'infedeltà sessuale gestita a due nei centri là di libero scambio. Cioè, vi rendete conto? Diaco cosa sosteneva? L'infedeltà di coppia, che tanto esiste, si deve tutelare e bisogna recuperare la fedeltà di coppia attraverso la gestione a due della infedeltà sessuale. Cioè, veramente, ha ragione Bernanos, ora le sue frasi sono qualcosa di importante. Arriverà un momento in cui la società genererà dei folli e saranno gli uomini stessi a non voler essere salvati, perché le società folle generano appunto dei folli. Allora, è cambiato e sta cambiando il paradigma dell'umanità. E i credenti non possono limitarsi a mere direttive, dichiarazioni di principio, a continui e inutili fame di idee, che negli anni a venire rischiano di trasformarsi nello sterile ruggito del topo.
se non c'è una traduzione politica, i Family Day non serviranno più a niente. Sarà, ripeto, il comizio di Alberto Sordi, il comizio del perdente. Allora il popolo della famiglia si candida a lavorare per ricomporre l'unità politica dei cattolici, perché solo una forte rappresentanza dei credenti in politica può fermare e rispondere al laicismo. Un lavoro che mira a coltivare l'egemonia culturale in una battaglia tesa a far comprendere la centralità dell'agenda antropologica come superiori agli schemi della politica. Puntare sul bene comune, sulla centralità della vita e sulla famiglia significa far ripartire la società e l'economia. Egemonia culturale per una nuova dimensione politica. E allora ci aspettiamo dalla Chiesa, dai pastori, semplicemente la consapevolezza del ruolo, la coscienza di un'emergenza. Loro faranno il loro mestiere, noi faremo il nostro. Grazie. Oggi ci tenevo a fare una relazione perché sapevo che c'erano appunto interlocutori importanti, sacerdoti, pastori, quindi più che fare una, appunto, un comizio come vi conoscete, no? Di partito nascista. A proposito, partito nascista, avete parlato con gli antinascisti? No, non bisogna parlare con gli antinascisti. Oggi ci tenevo a fare questo perché credo che sia importante analizzare il voto e sia importante dettare noi le coordinate culturali per una ripartenza politica. Grazie. Ho notizie che arriva di tempo in 5-10 minuti, mi pare. Se qualcuno me lo recupera una qualche dimensione di certezza, mi fate sapere anche come dobbiamo orientarci per andare avanti con i lavori. Perché c'è Gianfranco che parlerà e parlerà con la presenza di Ercole qui in sala. Io volevo prendere qualche minuto per ricordarvi quali sono le prossime scadenze tecniche, perché abbiamo delle scadenze tecniche a cui dobbiamo tutti dare massima attenzione per poter fare le nostre liste sui territori. Prima questione, si candidano i nostri iscritti. Abbiamo visto più volte che candidare persone che non provengono dai nostri iscritti, cioè si destano e si vincolano comunque al popolo della famiglia, può creare problemi. Abbiamo avuto la vicenda di Paolo Abbozzi, quella più esemplificativa, il giorno prima delle elezioni. Quindi la prima attività da svolgere tutti su tutti i territori è fare tesseramento al movimento. C'è anche un pacchetto oggi qui che qui gestisce Guido Pierreselli. Chi non è iscritto si iscriva al movimento. Noi dobbiamo avere un elenco di nostri militanti, di nostri iscritti che sono certificati e registrati come militanti del popolo della famiglia. È un piccolo gesto, aiuta anche le nostre casse, che sono ovviamente uno degli elementi della nostra debolezza. Abbiamo casse deboli, quindi abbiamo avuto un risultato debole. Avete visto quanto è riuscita a spendere Emma Bonino a proposito di George Soros, diciamo, insomma, avendo speso 15 milioni di euro in una campagna elettorale mastodontica. Non c'era stazione della ferrovia, non c'era giornale dei giorni ultimi delle elezioni, non c'avessero la pagina di Emma Bonino. Quello comunque ha sfruttato il 2% a un movimento che non era in grado di raccogliere le firme. È utile dunque che noi, che non avremo mai i soldi di George Soros, però capiamo che avere un movimento di tesserati al movimento è un elemento determinante per avere due risultati con questo piccolo gesto. Il primo, quello di dare un piccolo sostegno anche al movimento, al popolo, alla famiglia come elemento economico. Il secondo, quello di essere certi di candidare persone che stanno dentro il percorso del movimento stesso. Ci si presenta alle elezioni comunali, perché le regionali sono già chiuse, li fanno il 22 e il 29 nelle due regioni che votano. Le comunali si fanno in due maniere diverse: o con il limite dei 15.000 abitanti, chi sta sotto i 15.000 abitanti vota con turno unico, chi sta sopra i 15.000 abitanti vota con turno doppio, cioè primo turno 10 giugno, secondo turno di ballottaggio tra i due più votati il 24 giugno. Si vota in 797 comuni italiani. Il riferimento
di tutta la modulistica, di tutte le questioni organizzative, è il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, a cui devono anche giungere tutte le indicazioni dei circoli neocostituiti, che sono da lui coordinati e inseriti per la legittimazione formale all'interno del nostro circuito. Quindi ricordatevi, nicolaroma@hotmail.com, dico bene, è l'email di Nicola Di Matteo per dare questa forma di comunicazione. Da Nicola otterrete anche tutto quel lavoro di segreteria faticosissimo che fa Nicola, che riguarda la modulistica, perché noi entro e non oltre il 9 maggio, per chi vuole presentare una lista autonoma nel proprio comune, deve depositare il simbolo, le accettazioni di candidatura dei candidati che si candidano sotto quel simbolo e le sottoscrizioni, cioè le firme raccolte per la presentazione della lista. Le firme oscillano da zero nei comuni sotto i 1000 abitanti, vi segnalo questa singolarità, i comuni sotto i 1000 abitanti non necessitano di raccolta firme, che vuol dire che ci si può candidare anche abbastanza agevolmente, poiché sono molte centinaia i comuni in queste condizioni, andate a verificare sul vostro territorio se ce ne sono. Sopra i 1000 si comincia ad avere una scala di firme necessarie, da 20 fino a Roma, che è invece il numero maggiore, con oltre 1500 firme da raccogliere, sapendo che c'è una differenziazione. Mentre i candidati possono non essere residenti nei territori dove si candidano, i firmatari devono essere residenti nei territori afferenti alla lista stessa. Quindi raccogliamo, abbiamo informazioni della regia? No? Tutto a posto. Fare questo lavoro l'avete già fatto in molti per le politiche, per le amministrative è sostanzialmente analogo. La differenza è che noi alle amministrative tradizionalmente fin dal 2016 abbiamo anche accettato accordi di coalizione, cioè possiamo anche, volendo, se le condizioni territoriali, questo è un giudizio che viene espresso dai gruppi territoriali e che viene semplicemente comunicato al nazionale, si può decidere di andare in coalizione invece che andare da soli. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti andare da soli ha un vantaggio e uno svantaggio. Se si va da soli, ovviamente si fa tutto senza dover discutere con nessuno e poi si fa pesare il proprio consenso nel turno di ballottaggio, che molto spesso è determinante avere l'1 o il 2% in mano e poterlo spendere. Lo svantaggio evidentemente è che, quando fare tutto contro tutti, avete sempre il meccanismo del cosiddetto voto utile che vi assillerà. Comunque sia, questo meccanismo riguarda solo i comuni sopra i 15.000 abitanti, dove vi invitiamo davvero caldamente a far comunque, questa è la stella polare della nostra attività, far emergere il simbolo. Cioè la nostra finalità in tutti e 797 comuni, o meglio, dove sarà possibile presentare la lista, è che emerga il simbolo del popolo, della famiglia. Il simbolo può finire dentro una bicicletta, sono due simboli uno accanto all'altro, oppure dentro una coroncina di vari simboli, sono varie declinazioni possibili della presenza del simbolo. Quello che noi però pretendiamo come centro nazionale alle amministrative, alle comunali in particolare, è la presenza del simbolo nelle varie declinazioni possibili, da soli con il candidato sindaco, in coalizione con il candidato sindaco di un altro movimento politico, o in bicicletta o in coroncina dentro dei simboli civici, dove magari c'è anche il simbolo del popolo, della famiglia. Questo meccanismo va accompagnato, come ho detto, da un lavoro che va tutto svolto nei prossimi 25 giorni, non c'è una lunghissima fase di studio possibile da mettere in piedi. Noi entro il 9 di maggio dobbiamo aver completato tutta questa istruttoria, compresa la raccolta delle firme e le certificazioni relative sia ai candidati che ai firmatari della lista stessa. Si depositano liste e firme nei tribunali di riferimento il giorno 10 di maggio,
da lì comincia la campagna elettorale che conduce al voto del 10 di giugno. Attenzione, nei comuni sopra i 15.000 abitanti, a differenza delle elezioni politiche che abbiamo appena svolto, si può votare con il voto disgiunto. Nella follia delle nostre leggi elettorali, noi abbiamo leggi elettorali tutte diverse. Allora, durante queste elezioni politiche non potevate votare Nicola Di Matteo, candidato nel collegio di Palermo, e la lista di Fratelli d'Italia. Invece alle amministrative si può votare il candidato sindaco di una coalizione o di una lista e la lista di un'altra coalizione. Non chiedetemi perché, ma il legislatore ha previsto questa possibilità. Questo ovviamente aumenta la potenzialità di raccolta di consenso, perché vi permette di scindere i due voti: uno è il voto per il candidato sindaco, uno è il voto per la lista di riferimento. Questa è una delle ragioni per cui noi tradizionalmente prendiamo più voti alle amministrative che nel contesto nazionale, perché abbiamo questa opzione in più. Giochiamoci ovviamente e costruiamo dimensioni di consenso. Qual è l'obiettivo di tutta questa faticata che riguarderà i nostri prossimi 56 giorni, che prevede anche una presenza fisica? Sono mercoledì a Campobasso a sostenere le liste molisane, ovviamente verrò a sostenervi nelle battaglie politiche che farete territorialmente. La finalità è dimostrare che il popolo e la famiglia, rispetto al risultato delle politiche, resiste, cioè si ripresenta e cresce. Questo è l'obiettivo politico. E quello che avete notato anche nei sondaggi che emergono in questo periodo è che molti dei soggetti politici che hanno avuto risultati pessimi alle ultime politiche si sono già sfarinati, già non esistono più. Penso in particolare nell'area cattolica a quell'esperienza che si chiama Noi con l'Italia, quella che è andata con lo scudo crociato, che ha preso l'1,3% dei voti a livello nazionale, non ha dunque eletto nessuno sulle liste proporzionali. Sulle liste proporzionali erano presenti, chiamiamo, i campioni tradizionali del parlamentarismo cattolico, dalla Roccella a Formigoni a Giovanardi, che dunque non sono stati eletti. Sono stati eletti solo coloro che erano riusciti ad ottenere un collegio uninominale negli accordi di coalizione con il centrodestra, penso tra tutti a Maurizio Lupi e Gaetano Quagliarello, che hanno ottenuto questi collegi, che sono stati eletti, in tutto sono quattro comunque. Però quell'esperienza politica non c'è più. Se andate a misurare i sondaggi che sono usciti, vengono dati allo 0,4%, cioè non esistono, perché è un'esperienza tutta focalizzata alle politiche. Il popolo e la famiglia nei primi sondaggi ha goduto di questa grande novità. Avete notato che la notte delle elezioni noi siamo usciti dalla categoria altri partiti, vi siete accorti di questo, no? Rispetto alle 29 liste che si erano presentate sulle schede, al di là dei 7 che hanno eletto parlamentari, c'erano 3 liste che emergevano: Potere al Popolo per l'esperienza dell'estrema sinistra, Casa Pound per l'esperienza dell'estrema destra e i Cattolici del Popolo e della Famiglia. Sono stati proprio messi lì, evidenziati come risultato che emergeva rispetto a tante altre liste, penso ad esempio alla lista di Forza Nuova, Italia agli Italiani, che non è stata mai citata, che stava allo 04, le varie liste autonomiste del Nord, sono tutte liste che sono rimaste dentro il calderone dei grandi partiti, degli altri partiti. Noi invece siamo emersi, e come portato che ha fatto seguito a quel risultato importante anche dal punto di vista proprio giornalistico, i sondaggi successivi hanno continuato a sondare il popolo e la famiglia, e noi siamo stati sondati, ne ho messi alcuni anche su Facebook, di nuovo allo 07, cioè noi teniamo i nostri consensi, mentre gli altri si sfarinano tutti, dalla Bonino a appunto Noi con l'Italia, la Lorenzina non esiste più. Noi a oggi, e questa assemblea credo che lo dimostri anche per la vostra partecipazione, siamo, termini di consistenza, l'ottavo partito politico italiano, ed è, scusate, non proprio il risultato da poco.
manifestarci con questa nostra presenza alle amministrative è determinante. Quello che ha detto Filippo è chiarissimo. Voi oggi basta che vi fate un attimo vedere, sarete cercati in qualsiasi territorio. Basterà fare un comunicato e andare sul giornale locale dicendo il popolo, la famiglia pronto a organizzarsi per le amministrative, vedrete che immediatamente sarete cercati. Cioè l'esperienza di Sabrina Boso, dov'è Sabrina? Che sta scoprendo la politica nella provincia di Roma, ormai non c'è coalizione che non cerca di accaparrare il nostro rappresentante territoriale per cercare comunque di costruire. Ricordatevi questo elemento, l'ha detto Filippo molto bene, il popolo e la famiglia, pur con un risultato numerico marginale, è però marginalmente decisivo, è decisivo, soprattutto in corse che possono consumarsi su un testa a testa. Allora, tutto questo che vuol dire? Che dovete essere bravi dirigenti politici. Vi aggiungerò un consiglio dal giocatore di poker: bravi al tavolo per massimizzare il risultato della mano che state giocando. La dovete massimizzare, perché ovviamente tutto questo interesse pre-elettorale deve costituire la vostra, il vostro elemento di forza in queste tre settimane, in queste quattro settimane di attività e di lavoro. Una volta costituita e decisa, diciamo così, la impalcatura generale con cui ci si presenta sui territori, si fa la solita campagna elettorale focalizzata su cosa? Su ottenere eletti e rappresentanti nelle istituzioni locali. Noi già da tempo abbiamo alcuni eletti nelle amministrazioni, abbiamo un vicepresidente a Verona che fa vicepresidente del municipio, di circoscrizione, abbiamo un vice sindaco in Friuli Venezia Giulia. Intorno a queste presenze si struttura il movimento, anche perché sono presenze poi utili nella data delle elezioni, e sono anche certificatori riconosciuti delle famose firme, e quindi tecnicamente questo è un aiuto molto importante rispetto al territorio. Io mi scuso se vi ho rotto le scatole con questi elementi tecnici, ma sappiate che quello che faremo nei prossimi 25-26 giorni è determinante per la vita del popolo e della famiglia. Cioè fare bene questo passaggio, in cui ovviamente noi tutti arriviamo un po' stanchi perché le politiche ci hanno prosciugato, è stata una corsa complessa, ma sappiate che ora avete in mano le condizioni reali per costruire il futuro del popolo e della famiglia e sul vostro territorio a incarnarlo, a essere dei rappresentanti, a essere quelli che dunque interloquiscono su vari piani con il sistema politico. È il grande risultato della tornata elettorale politica. Essere andati da soli il 4 marzo indica la possibilità oggi sui territori di essere determinanti per la costruzione delle coalizioni. Mi dicono 5 minuti, dovrebbe arrivare il vescovo, allora vi do solo qualche altra informazione di contorno rispetto a queste esperienze. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti tendenzialmente si fanno liste civiche, ma le liste civiche possono avere all'interno vari simboli, e dunque magari per Abbiate Grasso può avere la pallina del popolo e la famiglia, non gli costa niente. Voi dovete battervi fondamentalmente sempre per ottenere la pallina all'interno anche di un simbolo eventualmente civico in cui potete avvicinarvi per portare i vostri voti. Una caratteristica del nostro voto alle elezioni politiche è stata che non ci sono zone d'Italia dove siamo a zero. Noi abbiamo ottenuto un voto sostanzialmente omogeneo di opinione praticamente ovunque. Quindi voi troverete anche comuni dove non siete mai stati, che però se andate a vedere sulla mappa ha un nucleo di voti del popolo e della famiglia. Perché? Perché c'è una rappresentanza effettiva che noi, magari piccola, ma che noi possiamo identificare su ogni territorio. Questo vuol dire dunque che potenzialmente tutti e 797 i comuni sono aggredibili, diciamo così, dalla proposta politica del popolo e della famiglia, perché ovunque c'è una piccola base già costituita di consenso registrato il 4 marzo. Quindi l'invito a ognuno di voi è di tornare a casa per strutturare questo tipo di presenza sul territorio, sapendo che ci sono 25-26 giorni, è tutto molto rapido, e facendo riferimento a Nicola per la modulistica che ovviamente è necessaria
per costruire tutti questi passaggi. Però è fondamentale esserci, se non ci siamo perdiamo un treno decisivo che poi non ci ricapita, perché la prossima tornata elettorale è già fissata, è per il 24 maggio del 2019, è una data già scritta, perché in tutta Europa quel giorno si voterà per le elezioni, te l'ha detto già Nicola, delle elezioni del Parlamento europeo. È già scritto, si voterà quel giorno, contemporaneamente in tutta Europa, sarà un'esperienza che ci riguarderà evidentemente, si vota su un impianto di legge proporzionale con soglia di sbarramento al 3% e su macro regioni, sarà un'esperienza in cui ci si rivederà nel popolo e famiglia del nord-est, del nord-ovest, del centro Italia, del sud e delle isole. Stanno questi i 5 macro raggruppamenti che andranno a fare la corsa per le due sedi parlamentari di Strasburgo e Bruxelles. Sarà una campagna elettorale molto importante e molto faticosa, ma sarà determinante quello che avremo ottenuto come risultato nelle amministrative che vanno da qui a giugno. Subito dopo la pausa estiva noi ci orienteremo a un percorso di formazione che da settembre partirà per una dimensione formativa che ovviamente coordinata dal nostro Fabio Torriero avrà come protagonisti Don Salvatore Pitiello, Monti Sacerdoti, sarà l'occasione anche per rispondere all'esigenza giustamente posta da Don Ottolino Baronio, magari di riunire tutti insieme i famosi 200 sacerdoti religiosi e religiose che hanno sostenuto le liste del popolo e famiglia. Faremo questo percorso fino alla fase di costruzione della lista per le europee e poi sarà il momento insomma di sfidarci appunto con questo risultato. Intanto è arrivato il vescovo Monsignor Giovanni D'Ercole, lo accogliamo con un applauso, eccolo tra noi, contentissimo, perfetto, abbiamo esaurito gli argomenti. Grazie. Qui non deve essere assolutamente strumentalizzata ai fini politici. Il vescovo Giovanni è venuto a parlare con noi come andrebbe a parlare ovunque, perché tra l'altro incontrare il popolo fa parte della sua missione pastorale. E lo voglio dire chiaramente a chi magari ha voluto creare polemiche inutili su questa sua presenza. A noi interessa ascoltare
la voce di un pastore che stimiamo e che sono, siamo sicuri, potrà aiutarci a esprimere un giudizio sulla complessa realtà che oggi stiamo vivendo dentro e fuori la Chiesa. E io parto proprio da un aspetto sul quale gli chiedi di aiutarci, ed è una cosa che noi ripetiamo, io ripeto molto spesso, ed è quella famosa frase che a 20 anni circa fu per me illuminante, una frase pronunciata da San Giovanni Paolo II a gennaio dell'82, un discorso al MEC, quando disse: una fede che non diventa cultura non è pienamente accolta, interamente pensata, fedelmente vissuta. Cioè, è una fede morta che genera morte. E cultura, come mi disse una volta il compianto cardinale Carlo Caffarra, un altro maestro che ci ha lasciati, non significa nozionismo di fresco. Cultura è quello che i greci, gli antichi greci, avevano definito come l'ethos, cioè la casa in cui si vive secondo una certa concezione del mondo, di Dio, della realtà, secondo una certa convinzione morale e anche attraverso la competenza e la conoscenza. Ma non è soltanto la competenza e la conoscenza che sono tutti. Ecco perché la fede non può non diventare cultura, perché non è un fatto privato. È il meridiano che attraversa tutti i paralleli, per cui tutto ciò che appartiene all'esperienza dell'uomo, il lavoro, l'amore tra marito e moglie, la scienza, la cultura, la società, l'economia, la politica, non può non centrare con la fede. Oggi c'è un tentativo di ridurre la fede a un fatto privato, ma attenzione, perché questo porta poi a un materialismo pratico, per cui secondo la grande definizione di Cornelio Fabbro, Dio, se c'è, non c'entra. Ma non è così, perché se il mistero è l'alfa e l'omega di tutto, e beh, allora anche un capello, dice il Vangelo, non può non c'entrare con il mistero. E questa riduzione a un fatto privato rischia poi di far morire la fede. E oggi è ancora più preoccupante, perché oggi viviamo in una situazione dove la politica, il Parlamento, è diventato il luogo in cui si decide la visione antropologica dell'uomo: come nasci, fecondazione artificiale, come muori, eutanasia, chi sei, uomo, donna, maschio, femmina, che cos'è la famiglia e come si fa. Per chi ha una prospettiva di fede, a non avvertire l'esigenza di andare a portare in quel luogo la luce della verità, della fede, ma direi anche della ragione. E a me preme questa cosa, perché io l'ho vissuta personalmente. Negli anni '80, ero giovane insieme a tanti amici che sono qui, io ho vissuto lo scontro che ci fu tra l'Azione Cattolica e Don Giussani, ECL. Erano i tempi dell'Azione Cattolica di Monticone, i tempi in cui l'organismo fece una scelta, giudicata da molti scelerata, la cosiddetta scelta religiosa, cioè si disse la fede è un fatto privato, non può c'entrare con alcune cose del mondo, tra cui per esempio la politica. E lì lo scontro fu perché Don Giussani profeticamente disse: guardate che se voi fate così siete destinati all'estinzione, diventate insignificanti, la fede muore. E io ricordo un intervento che lui fece nell'81 a Riva del Garda, ed è, voglio riprendere un punto perché credo sia profeticamente e drammaticamente attuale. Lui disse: che ci stiamo a fare come cristiani nella società?
Non possiamo essere nella società reagendo soltanto quando una contraddizione è troppo forte. È ciò a cui si è rassegnata molto la cristianità italiana, che sta nella società, cerca di starci nella società soltanto quando è chiamata alle elezioni ogni 5 anni. Certo, il cattolicesimo italiano non ha fatto nient'altro che questo, nient'altro che questo, gestendo voti in modo scervellato, senza intelligenza e senza cuore, vale a dire senza un'identità capace di progetto. Tutto è stato sperperato e adesso si teorizza la scelta religiosa, per cui non dovremmo più interessarci della politica come cristiani. D'altra parte però, se noi reagiamo soltanto quando la contraddizione è troppo forte, se dovessimo aspettare a reagire, quando per esempio ci chiamassero tutti in tribunale con l'accusa di plagio, perché a scuola nell'ora di religione o in un'altra ora noi esponessimo le nostre convinzioni religiose, se dovessimo aspettare solo quando la contraddizione è così forte, saremmo realmente indegni di respirare e di vivere. Ancora di più, se noi reagissimo solo quando la contraddizione fosse troppo forte, vorrebbe dire che l'affermazione che facciamo non nasce dalla vita, non è un'espressione della vita, non è una presenza di vita, ma una reazione di sopravvivenza. Se questo sembra essere l'ideale di certo cattolicesimo italiano, non può però essere il nostro. 37 anni fa. Poi aggiunse in un'intervista all'Espresso: la fede o investe tutta la personalità umana oppure resta una giusta posizione intellettualistica o, al più, un'intrusione sentimentale. Noi non crediamo alla separazione tra fede e politica, a una fede che non abbia alcuna incidenza sulla vita e quindi su quella fondamentale espressione della vita che è la politica, io non ci crederei. La domanda allora è questa: non c'è il rischio che la Chiesa italiana, ma non intendo come capire, a fronte di un magistero ricchissimo, meraviglioso, da Pio XII fino a Papa Francesco, ricchissimo sull'importanza di questo aspetto della vita che non può non essere interessato dalla fede, noi assistiamo al rischio di una scelta religiosa. Allora, non c'è il pericolo che, non la Chiesa intesa come istituzione, come c'è, ma proprio fedeli e parroci oggi scivolino verso la tentazione di ritenere che la fede non deve avere nulla a che fare con la politica. Rivolgo questa domanda, ma prima di rivolgere la domanda devo portare a tutti voi il saluto per far vedere che ci sono pastori che ci danno testimonianze incredibili. L'ultimo mio incontro l'ho fatto a Sant'Amaro, in Campania. Siamo andati a trovare un sacerdote, un nostro amico, che ormai vive una fase terminale di una malattia, SLA, è inchiodato a letto, vive con un respiratore. Se lo si guarda, ecco qui, sembra praticamente in spegne luci, in un stato vegetativo. Però riesce a parlare attraverso un computer, con gli occhi, non so come fa. Ci ha visto, appena ci ha visto, subito ci ha scritto bentornati. Non ha avuto neanche il tempo, cioè non ci ha chiesto come state, come va, come in questa situazione qui. Guardate la prima domanda che ci ha fatto: come sono andate le elezioni? Gli abbiamo spiegato tutto, poi sempre leggendo la copertura, l'ispirazione è positiva, andate avanti, e ci ha dato un coraggio, uno così, inchiodato e attaccato a un respiratore, ci ha incoraggiato.
Tra l'altro vi ho detto che ci sarebbe stato questo incontro, che ci sarebbe stato anche Don Giovanni, ha chiesto di salutare tutti e poi non si è dimenticato di essere un sacerdote e sempre lettera per lettera, leggendo con il computer, ci ha dato la benedizione. Il nome del Padre, il Figlio, e poi soprattutto l'ultima parola, coraggio. Cioè, uno così. A dire che l'esistenza di quest'uomo è una vita inutile e indegna di essere vissuta. Vergogna! Grazie. Gianfranco vi ha già spiegato bene il significato della mia presenza, perché qualcuno ha già tentato di strumentalizzarlo, ma anche tra di voi. E questo è sempre pericoloso, per voi, non per me. Io non ho paura di nulla. È pericoloso perché rischiate quel solito difetto che hanno sempre la benedizione di uno, di un vescovo, di un prete. I laici hanno la loro facoltà di impegnarsi e di prendere delle iniziative a partire dal Vangelo, e deve essere questo lo spirito con cui ci si muove, senza cercare interventi protettivi da nessuna parte, perché il compito di un pastore è quello di incontrare tutti, e come io incontro oggi voi, incontrerei i grillini, incontrerei tutti quanti. Chiunque mi chiama vado, ed è a questo titolo che oggi sono tra di voi, non perché sposo il popolo della famiglia, sia chiaro questo. Sia chiaro, ma no, fatemi finire, perché quello che dico non lo cerco per un applauso mio, perché voi comprendiate bene lo spirito. È importante che i pastori abbiano la paternità che abbraccia tutti per permettere a ciascuno di realizzare la propria vocazione. Io sono convinto, e questo lo dico, che l'iniziativa che voi portate avanti ha un suo senso, ha un suo valore, e non è facile, è molto difficile, è anche ricca di moltissimi rischi. Nella misura in cui voi, ripeto, vi assumete le vostre responsabilità fino in fondo, a partire da quella visione antropologica della vita, del mondo e di tutto ciò che esso contiene, di cui oggi noi abbiamo fortemente bisogno. L'immagine che abbiamo vista ci fa comprendere che oggi c'è bisogno di un gruppo di persone, se lo volete chiamare partito, che difenda l'uomo non in virtù di una fede, ma a difesa dell'uomo per ragioni antropologiche, è molto importante. La fede offre una luce in più per guardare e per agire, ma è innanzitutto perché ogni uomo, e questo lo dico perché la difesa di questi valori non sia appannaggio di un gruppo che si etichetta come cattolico contrapponendosi ad altri. Questo è molto importante. È molto importante, e credo che uno dei lavori più ricchi che si possa fare è su queste realtà, che oggi sono realtà confini, limiti, sono periferie esistenziali, per usare un termine di Papa Francesco. È importante focalizzare l'attenzione e soprattutto impedire che decisioni che riguardano la vita siano sottomesse all'approvazione parlamentare di chi alza la mano, di chi butta giù. Ci sono delle cose che vanno al di là e che non possono essere definite attraverso degli patteggiamenti parlamentari. Questo, secondo me, è lo spirito con cui un gruppo si può muovere per far riprendere consapevolezza che, in un'epoca della comunicazione così intensiva, pervasiva come oggi, non si può vivere sulle emozioni, ma si deve essere capaci di sedimentare e di guardare la realtà fino in fondo. Ecco, io credo che da questo punto di vista poi un credente ci mette la faccia fino in fondo per poter testimoniare che quello che dice fa, anzi
prima lo fa e poi lo dice, perché uno dei limiti che abbiamo sempre riscontrato nel cammino della comunità cristiana è che spesso ci sono persone impegnate, e non faccio fatica a citarvi esempi, che parlano della difesa della famiglia e hanno tre mogli. Parlano e ma lo fanno in nome della Chiesa, dicono che difendono la Chiesa. Allora si crea quella discrasia profonda, che qualche volta è vero che uno può anche sbagliare e può rimanere a difesa e può difendere un valore che non riesce a portare avanti, però quando, come io ho visto in ultimi tempi, per esempio, a sinistra erano tutte coppie consolidate, penso a destra tutte sfasciate, mi dico, ma scusate, ma qui c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona, qui difendono la famiglia e le famiglie sono sfasciate, da quest'altra parte difendono le famiglie, però io sono amico, penso di non scandalizzare nessuno dei voti, da moltissimo tempo di Bertinotti, una persona con cui mi piace chiacchierare a lungo perché ha una visione molto attenta della realtà, e lui mi dice sempre che non è un credente, io dico sempre, guarda Fausto, alla fine non mi interessa che tu insisti su questo, vedo però che ha una visione dell'uomo illuminato da qualcosa di più, di una semplice visione utilitaristica. E lui è con sua moglie, la sua moglie è una donna stupenda, stanno insieme da 50 anni. Ora, io credo che un messaggio forte che può uscire in questa nostra società è che la fedeltà è possibile, che è possibile impegnarsi in prima persona per gli altri senza interessi personali. Cioè, credo che la politica, la gente, il popolo, voi lo sapete meglio di me, questo popolo di cui voi forse vi portate il nome, vuole, ha sete di verità, ha sete di coerenza, ha sete, come dire, di persone che parlano poco ma che con i fatti dimostrano che è possibile vivere ciò di cui si annuncia. Ecco, allora che io sono venuto quest'oggi non per darvi dei consigli, non è il mio ruolo, nemmeno per darvi una benedizione, perché ve la date il Padre, io ve la do come fedeli ma non come partito, perché non mi tocca a me benedirvi, e voglio che questo sia chiaro anche nei vostri posti, non perché, ripeto, io abbia paura, ma perché voi dovete avere la possibilità di sapere che avete dei pastori che vi guardano con attenzione e con amore, ma che non sposano nessuno, perché un padre è padre di tutti. Ora permettete, io mi permetto di dare qualche indicazione, soprattutto in merito a ciò che io vedo oggi nella nostra società. Noi viviamo in un mondo sicuramente frantumato, c'è poco da dire, tutto si sta sfasciando, un po' per volta si sfascia tutto, si sfascia la visione stessa dell'uomo. Oggi in una società liquida, arrivata a questo punto, non c'è più una capacità di sintesi, e forse è importante allora dare importanza al frammento, riscoprire la bellezza dell'impegno, e in un mondo come il nostro, dove oggi ci sono molti cristiani, 20 milioni di cristiani che vengono trucidati, martirizzati, credo che un tipo di testimonianza in politica possa essere importante. Shababati è un esempio, è un esempio, è un esempio che a me ha commosso molto. E ascoltando proprio il fratello Paul Battì, che ho intervistato e che è andato in onda questa mattina, andrà in onda mercoledì in terza serata, mi sono reso conto che quando un cristiano ci mette la faccia fino in fondo, cioè con una coerenza profonda, forse verrà ucciso, ma lascia un seme. E mi diceva suo fratello che nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutto ciò che c'è attualmente in Pakistan, però la figura di quest'uomo che morendo ha seminato perdono sta trasformando piano piano la società. Certamente prima dell'avvento della cosiddetta dell'indipendenza 1947, il Pakistan aveva il 30% di credenti, oggi sono ridotti al 5% perché la persecuzione è forte. Però lui insiste dicendo che la coerenza fino in fondo paga alla lunga. Noi siamo in un tempo in cui si vorrebbe tutto subito, bisogna seminare. E ricordate che quando si semina passa il deserto, cioè passa l'inverno, è importante l'inverno.
Pretendere di avere subito i frutti significa bruciare immediatamente tutto. Bisogna allora saper seminare, bisogna, a mio modo di vedere, avere la consapevolezza che bisogna seminare, avere la mentalità dell'agricoltore che sa seminare e poi sa che il seme, se è buono, va da sé. Non ha bisogno costantemente di essere attivato, perché ha in sé già la potenza del frutto, del fiore prima del frutto. Questo mi pare che come visione possa essere importante per tutti. Se io dovessi parlare a un gruppo di Azione Cattolica oggi spaesati, siamo, nel mondo cattolico siamo tutti un po' spaesati, perché la confusione è entrata un po' dappertutto e non bisogna spaventarsi per questo e nemmeno creare degli scontri che non servono a nulla. Oggi il mondo cattolico è frammentato come è frammentato il mondo e quindi all'interno di questo, secondo me, è importante, se qualcuno sente di avere una vocazione, se voi l'avvertite, sentitela come una vocazione, una missione, non come una conquista di potere, una conquista di spazi per affermare chissà che cosa, ma soprattutto l'occasione straordinaria per dare al mondo qualcosa di nuovo, qualcosa di Dio nuovamente. Io credo che il futuro è un futuro straordinario. I venti di guerra che ora stanno aumentando sono un rischio per tutti, però penso anche che siano una grande occasione per far riflettere tutti quanti. È un momento questo di grande difficoltà, ma anche di grandissima opportunità. Noi cattolici abbiamo un libro straordinario che è il Vangelo, anzi abbiamo il Vangelo che non è un libro ma che è una parola di vita che vale per ogni momento e in ogni circostanza. Abbiamo un testo che è la dottrina sociale della Chiesa, che può essere benissimo la base di una di un gruppo, potrebbe anche essere un partito che voglia oggi in questa società così complessa essere un fermento. Credo che questo potrebbe essere sicuramente, se dovessi dare a qualcuno che mi domanda un consiglio, gli direi: guarda, prendi la dottrina sociale della Chiesa nella sua integrità, nella sua totalità, e vedrai che lì ci sono ispirazioni. Rifatti al concilio, alla Gaudium et Spes, che ti invita a vedere in positivo tutto ciò che è di umano. Insomma, noi abbiamo bisogno di speranza in questo momento. E la speranza non è un francobollo che si appiccica, la speranza è un fiore che nasce dalla fatica di sradicare forse le erbe difficili che sono dentro di noi, perché gli altri vedano che il giardino, un giardino era stato devastato da erbe selvatiche, ma ora comincia a profumare, e il profumo è sempre quello dell'amore. Cioè la capacità di perdonare, la capacità di portare dovunque vai un qualcosa di nuovo, di jamais vu, di qualcosa di nuovo. Il Vangelo è così. Quindi, venendo tra di voi, ho pregato ovviamente, perché tutto ciò che faccio lo faccio pregando, partendo continuo a pregare. Non so che cosa avverrà di questo piccolo inizio di cui Gianfranco mi ha parlato e col quale ho commentato. Non sta a me, come dire, dare orientamenti come vescovo, lo potrei fare come Giovanni d'Ercole, ma voi già siete abbastanza illuminati. Come vescovo ve lo do, l'unico consiglio: avete il Vangelo, avete la dottrina, il libro della dottrina sociale della Chiesa, avete la capacità di leggere la realtà. Carlo Barth diceva sempre che un credente dovrebbe andare in giro con il Vangelo e il giornale. Il Vangelo, perché può trarre dal Vangelo la luce per leggere la realtà quotidiana. Io vi auguro che lo possiate fare a livello personale. Non vi conosco solo qualcuno di voi, ma immagino che siate persone impegnate. Se oggi vi siete dati appuntamento è perché credete non in un'idea e nemmeno in un valore, credete in Gesù, vi fidate di me. Ed è proprio questa fede che ci accomuna tutti. Io continuerò a pregare per voi, continuerò, come dire, ogni volta che Gianfranco mi chiede qualche piccolo parere a darlo, ma voi camminate con i vostri piedi.
abbiate l'accortezza e l'intelligenza di essere liberi fino in fondo. E liberi fino in fondo vuol dire non cercate strumentalizzazione di alcun tipo, ma sappiate che la vostra forza è nel vostro cuore, e la vostra intelligenza e il vostro cuore collegati, e il cuore e l'intelligenza collegati di tutti voi, alimentati costantemente dalla luce del Vangelo e da un'attenzione a tutto ciò che capita, vi farà di ciascuno di voi che siete cristiani come me dei profeti, cioè non quelli che vedono il futuro, ma quelli che parlano con autorevolezza, e le loro parole già sono futuro. Ve lo auguro con tutto il cuore. Ringraziamo Giovanni perché veramente è una boccata di ossigeno in questo momento in cui tutto sembra asfittico, e chi pensava che la sua presenza oggi sarebbe stato un endorsement del popolo famiglia è semplicemente stupido. Avete capito che c'è qualcosa di molto più grande, molto più profondo. Tra l'altro a me è sempre colpito che il motto che hai scelto come stemma è messo in manus tuas, che tradotto significa nelle tue mani, e questo è bello perché sono esattamente le ultime parole di Gesù Cristo prima di morire, credo Luca 23, e segna il passaggio dal mistero della morte al mistero della risurrezione. Ecco, noi non possiamo fare altro che, dopo averti sentito, che mettere nelle sue mani il destino di questo piccolo, piccolo seme. Sarà, non è certamente il frutto, e non potrà mai essere il frutto del nostro progetto personale, se no è destinato a morire, è giusto che muoia, ma è afflato verso un ideale molto più grande. Noi abbiamo sempre avuto la consapevolezza fin dall'inizio che questa cosa non poteva essere, poteva cadere nella miseria di un piccolo progetto di potere personale. Non c'è qualcosa di... Allora affidiamoci nelle sue mani, manus tuas, con questa consapevolezza. Sarà quello che Dio vorrà. Noi dobbiamo semplicemente metterci a tutto. Dobbiamo avere la percezione di essere strumenti di un progetto infinitamente più grande di noi, e quando anche un giorno riusciremo chissà che, alla fine dire siamo servi inutili. Unità, unità, unità. Solo queste condizioni allora potremo essere testimoni di qualcosa di nuovo, di una novità dentro, anche dentro il mondo della politica, che fa parte del nostro mondo. Solo così possiamo essere testimoni di una novità di vita, altrimenti siamo uno dei tanti piccoli movimenti che ci sono, ma non è così. Grazie Giovanni. Allora io chiedo scusa, riparto per Ascoli, vi assicuro, come ho detto, la mia preghiera. So che voi siete impegnati in tanti modi e avete compreso il senso del mio intervento, se ne parlate, parlatevi in questo senso, ripeto, non perché io lo capite, io ho messo la faccia sempre dappertutto, ma perché voglio che sia percepito bene il progetto che voi portate avanti, che è importante questo, quindi e spero che queste mie poche parole vi abbiano aiutato, e lui lo ha, Gianfranco lo ha sintetizzato molto bene, a percepire che nasce qualcosa di nuovo. E quando nasce qualcosa di nuovo non bisogna mai spegnerlo con l'antico, cioè lasciare che germogli, e siate profetici, guardate con grande bellezza il futuro, perché il futuro è nelle mani di Dio, in mano sua.
assemblea.